Quella, ciao ragazzi, all'interno del video di oggi andremo a macinare il mais. Adesso mi trovo sopra l'Antares perché dobbiamo attaccare il mulino. Vi presento anche le due nuove cuffie antirumore che abbiamo comprato, perché appunto c'è molto rumore, ecco, mentre maciniamo il mais. Come no lì? Ma vuol dire no lì? Oh! Perché fuori? Perché lo butta in là! Ma allora dimmelo, no? E te l'ho fatto segno mille volte. Va ben lì o no? Non ho ancora capito bene perché l'abbiamo messo qua. Dai, venti intanto. Allora adesso al posto di questo qua gli proviamo a mettere il becco. Non so se si chiama così. No, come si chiama? Come si chiama? Guardate, mi chiusi. Guardate. Come l'hai fatto? Metti lo asciutto là. Dove? Guarda là avanti. Vai. Fermo lì. No, fermo, fermo, adesso è dentro. Eccolo. Boh. Fatto. Ti parla la mia un becco. Ma quindi adesso non passa più di là? No. Posso mia, con il gran rotolo è fatto questo qui. Cioè qua. Qua no, non va bene secondo me. Perché? Perché ti sporca tutto qua anche. Non vedi che grosso che è. Butta fuori tanta farina. Guardale qua. Ma è le stesse. No, questa è della 3M. Questa è l'altra, però più o meno mi pare che potenti. Vi lascio il link in descrizione di tutti e due. Dopo vi dico se cambia qualcosa oppure no. Adesso andiamo a mangiare perché è mezzogiorno. Ok, abbiamo mangiato, adesso bisogna caricare il mais. E quanto lo riempi, come l'altra volta? Sì. Ce n'è da fare allora. Ah, che devi andare un po' avanti, se no non riesci a caricarlo. Boh, basta. Ok, mais caricato. Adesso andiamo su a macinarlo. Bene, tutto pronto per iniziare a macinare. Allora accendiamo l'Antares, che intanto si scalda, perché poi quando deve far girare il mulino deve essere ben caldo. Buono. Acceso. Ok, adesso viene indietro fin lì. Vai, vai. Oh, va benissimo, un po' più leggermente. Dove? A destra. A destra dove? Verso dove? Prova a venire dritto. Vieni dritto indietro, vieni dritto. Allora ragazzi, sono passati tre ragazzi a salutarmi. Ciao. Che sono? Ciao. Come vi chiamate? Andrea, Francesco Alessandro. E Alessandro, come me? Ciao. Bene, adesso è giusto giusto. Adesso si alza il carro. Adesso c'è
spostare tutto. Bisogna spostare tutto. Niente ragazzi, esperimento fallito. E il bico, il padre ha detto che non va tanto bene, perché ha detto che non lo macina abbastanza. Adesso dobbiamo spostare tutto, vediamo insomma cosa ha intenzione di fare. Bene ragazzi, abbiamo finito.